Mister Lorenzo Iuso, una vita nel calcio e oggi invece questa vita legata alla sua esperienza calcistica la dedica ai ragazzi. Come sono i ragazzi di oggi? E poi insomma, il mondo sta cambiando un po', come si dice, e ci sono dei problemi di crescita, la situazione è un po' diversa dai tempi miei. I ragazzi hanno bisogno di essere, dico coccolati, ma indottrinati. Io cerco un po' di stargli vicino, di correggere, perché gli dico che il pallone finisce, deve essere un diversivo, deve essere un divertimento. Poi quest'anno mi sono rimesso in gioco perché Lucio mi ha chiesto di crescere su questo gruppo 2011 e mi tocca di allenare, ma penso che finirò con questi ragazzi per un modo di crescita, niente di che, perché il pallone purtroppo vedo che stanno uscendo un po' di casi un po' particolari. Infatti recentemente con il derby Provasso San Salvo i sindaci si sono raccomandati di avere dei comportamenti consoni insomma, al rispetto degli altri. Cosa succede oggi negli stadi? Allora, in confronto ai nostri tempi è cambiata la gente. Il calcio è rimasto sempre lo stesso, magari con qualche atteggiamento, qualche calciatore in mezzo al campo. Di solito il nostro mister, un mister che ha avuto a certi livelli, mi ha detto che i giocatori più scarsi sono quelli che fanno i falli, quello forte non assolutamente. Poi è cambiato l'ambiente esterno. Noi, se ricordo, voglio tornare un po' indietro, in derby col Chieti, eravamo Provasto Chieti, Serie C nazionale, 10.000, insomma 10.000 spettatori, stavano quattro vigili. Significa che la gente era più composta, veniva solo per divertirsi e guardare la propria squadra, non come ora che vedo che sono dei facinorosi e basta. Io non voglio incolpare nessuno, però il calcio deve essere una cosa, un divertimento e basta. Deve essere, uno deve piacere al pubblico, lasciare un bel ricordo, tutto qua. Cose che vede che ormai si sta un po' perdendo questa mentalità. Cosa consiglia oggi a un giovane che vuole intraprendere la carriera calcistica? Ma il calcio non dà aspettative, perché può succedere un incidente, può succedere un qualcosa, o il calcio deve essere, uno deve prendere come viene, guardarsi proprio allo specchio, come facevo io alcune volte, e dire ma io posso giocare, non posso giocare, se no ci si diverte, come dico sempre ai ragazzi, ci divertiamo, imparo divertendomi, però con educazione, con rispetto, che è la miglior cosa da poter insegnare ai ragazzi.